Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti che ho terminato forse negli ultimi 2 mesi. Non sono tantissimi, almeno non come l'ultima volta che ho fatto un video di 30 minuti di smaltiti. Ci vuole coraggio, però sono abbastanza. Giù nell'info box vi lascio ovviamente la lista completa dei prodotti che ho terminato, dei prodotti dove che esiste la recensione sul mio canale, ovviamente vi lascio il link con il minutaggio. E nulla, nei prodotti che non ho mai recensito, vi dirò ovviamente una piccola recensione in questo video, quindi possiamo partire. Allora, visto che stanno uscendo fuori, le prendo subito subito. Sono le mie classiche salviette struccanti, quelle della seta blu, quelle con estratti di aloe vera. Grazie al soffice tessuto nido d'apride tergono efficacemente in profondità, rispettando il pH naturale della pelle. Di queste ne uso e riuso a propensione, mi piacciono tantissimo. Di solito utilizzo quelle là con acqua micellare, però anche queste qua con l'aloe vera sono buone lo stesso, se struccano veramente, sono belle pregne, mi piacciono. Poi, ovviamente ho finito e ho conservato la confezione questi strip per sbiancare i denti della Oral-B. Mi sono trovata bene, ovviamente è giusto un piccolo programma non professionale, sì, acquista dal dentista, però non è professionale, per togliere un po' di giallore grigiore dai denti ed ha funzionato. Poi in casa abbiamo terminato questo Dove Go Fresh profumo di tè verde e cetriolo, doccia schiuma idratante, pelle morbida, liscia e luminosa con un quarto di crema idratante. Coccola la tua pelle con il nostro doccia schiuma Go Fresh al profumo di tè verde e cetriolo. Una schiuma cremosa e una fragranza rinfrescante si uniscono a un quarto di crema idratante Dove per coccolare la tua pelle e renderla morbida, liscia e luminosa. Una freschissima sensazione sulla tua pelle, goditi il piacere unico di un doccia schiuma idratante. Allora, è una confezione famiglia da 500 ml, dal profumo freschissimo, si sente ancora tuttora, morbido ma fresco e energetico. Questo è stato utilizzato più o meno nella parte finale dell'estate ed ha aiutato tanto a riprendersi anche dopo una giornata di calura, del sole e del mare. Per quanto riguarda il quarto di crema idratante che Dove tanto sponsorizza nei suoi prodotti, io se posso non evito la crema post doccia o il doposole post esposizione solare, però effettivamente lascia la pelle molto molto morbida, sta un po' sgocciolando, comunque mi è piaciuto. Poi ho terminato questa confezione di Batiste, lo shampoo a secco, quello per bionde. Mi è piaciuto tantissimo e ho acquistato, come avete visto nell'ultimo video acquisti, la confezione a 3 perché c'era un risparmio molto, molto importante. Sono 200 ml, mi piace tanto, lo utilizzo per rinfrescare un po' la capigliatura, per dare un po' di volume in questa zona. Ad esempio, una cosa che mi è piaciuta tanto, che non mi ricordo se l'ho detto nella recensione, nel video recensione, mi capita in questo periodo specialmente, sto facendo allenamento martedì, mercoledì e poi venerdì. Ovviamente tra il martedì e il mercoledì è raro che faccio lo shampoo, però se dovessi fare lo shampoo non lo rifaccio poi il giovedì. Ma prima di andare in palestra, prima di farmi la coda, applico un po' di questo prodotto su tutta la capigliatura e faccio la coda, vado a fare allenamento. Quando finisco l'allenamento, mi faccio la doccia in palestra, sciolgo i capelli e li muovo. Ovviamente torno a casa e il giorno dopo il prodotto ha assorbito tutto il sebo in eccesso, il sudore in eccesso, che ovviamente si può avere facendo allenamento. E ha anche profumato i capelli, ovviamente il rinfresco di nuovo, ridò un altro po' di shampoo a secco, però posso evitare lo shampoo, ma solo in rare occasioni.
Di solito preferisco farmi due allenamenti senza fare shampoo e poi farlo il giovedì e poi vabbè, il sabato normalmente. Poi, a proposito di shampoo, il Garnier Ultradolce, camomilla e miele schiarisce e riavviva i riflessi, capelli chiari, estratti naturali, una confezione da 300 ml, uno dei miei shampoo alla camomilla delicati preferiti. Insieme a quello di Schultz, estratti erboristici, e ora sto provando quello di Bottega Verde che non mi dispiace. Spoiler per la recensione, è veramente un buon shampoo. Poi, Limas e Facce di Essence che ricompro secondo me da 10 anni, devo andare a ricomprare assolutamente, mi piace tantissimo. Anche se quella di Seta Blu a 7 facce che costa la metà, se non sbaglio, pure ottima. Come posso dire? Se la battono bene. È una sfida tra titani. Poi ho terminato della Doha il detergente viso che ho utilizzato nell'ultimo periodo. È una soluzione detergente ad alta tollerabilità che mi aveva consigliato la mia dermatologa. Quando sono andata a fare il controllo dei nei avevo dei brufoli extra e mi ha consigliato questo prodotto molto delicato, non fa schiuma perché non ha agenti schiumogeni all'interno e mi ha depurato, mi ha purificato molto bene la pelle. È durato tanto, ha un piccolo costo un pochino più alto rispetto a un detergente normale, ma si acquista in farmacia o parafarmacia, 200 ml. È stato un periodo di luglio-agosto che l'abbiamo utilizzato io, mia madre e mia sorella e mi è durato da giugno fino a metà ottobre più o meno, quindi ne serve veramente poco ed è buono, efficace, mi piace. Poi della Stenom, della linea Fit Care, la lozione rinfrescante per gambe e piedi affaticati, la Cool Appeal, è un prodotto da 250 ml che utilizzo da sempre. Mia nonna me la comprava, ora me la prende mia zia e funziona, veramente funziona. Mi piace tantissimo. Ancora della Roberts il contenitore piccolino di acqua distillata alle rose, il tonico rinfrescante. Uno dei miei tonici preferiti è il profumo che più amo in vita. Mamma mia, mi piace troppo. Secondo me il profumo dell'acqua alle rose in tutte le donne, in tutti gli uomini dell'universo è incastrato con un ricordo piacevole, perché veramente il ricordo di tutti è legato a questo profumo. Poi, proseguendo, della BMake Up, il solvente per unghie con acetone 125 ml. Efficace, leggermente aggressivo rispetto ad altri solventi con acetone. Io di solito prendo quello della Seta Blu che è anche all'acetone, ma non è così aggressivo come questo. Essendo aggressivo, ovviamente scioglie la qualunque. È un acido praticamente. Però non mi ha rovinato eccessivamente le unghie, anche considerando che io quest'estate sono riuscita a portarle molto lunghe. Avevo quasi un centimetro. No, un centimetro no, però 8-7 mm di unghia oltre la parte morbida, diciamo, quindi la lunetta che si vedeva, bella resistente, quindi più di tanto non ha rovinato. Poi, sempre per il discorso brufolin di quest'estate, mi fu consigliata questa crema idratante della Roche-Posay, Effect Duo, una crema correttiva antimperfezione, trattamento correttivo e purificante, antimperfezione, antisegni, antiricomparsa da 40 ml. Come sopra ha un costo ma è efficace, quindi li voglio spendere un pochino di più di soldini se poi il prodotto effettivamente su di me funziona. E questo ha funzionato. Poi della Omnia, la crema corpo erboristica, è volato anche il tappo che l'ho tagliato, quello all'olio alle mandorle, vabbè,
profumo di mandorle paradisiaco, una confezione da 200 ml, morbida, nutriente, lasciava la pelle che era uno splendore. Sto correndo un pochino troppo, mi devo un attimo rilassare e godermi questo video. Proseguendo a buttare le mani, della Schultz, questa è la maschera ristrutturante camomilla pappa reale. Germe di grano senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivanti dal petrolio. 100% camomilla bio. Cura dei capelli chiari, naturale, efficace, sicura e delicata grazie all'utilizzo della miglior camomilla. Capelli secchi e trattati. La comprai in estate e ci ho fatto anche degli impacchi. Il profumo, che ve lo dico a fare, cioè camomilla pura. Mamma mia. Che bontà. Sono 300 ml, mi è durato più del Pau, ma non ha cambiato consistenza, odore, eccetera, quindi ho continuato a utilizzarlo. Mi è piaciuto, li ho comprato in estate, ovviamente l'ho utilizzato anche in inverno, mi ha nutrito molto i capelli. Di recente, quando sono stata dal parrucchiere, ovviamente faccio tutti i miei trattamenti, aggiungo olietti, l'estate utilizzo prodotti specifici per nutrire i capelli dopo la disidratazione solare e del mare, però il mio parrucchiere mi ha detto po potrei tagliarne anche di meno perché non vedo troppe doppie punte. Io ne ho fatto tagliare un pochino di più perché almeno si vede che ho tagliato i capelli. Quello è fatto, però mi è piaciuta molto. Ora sono senza una maschera alla camomilla, la devo andare a comprare. Poi, allora, di solito non vi mostro mai, oddio, come si chiama? Il dentifricio, perché di solito utilizziamo sempre gli stessi, sono in confezione piccola perché mio papà è agente di commercio, quindi spesso e volentieri abbiamo centinaia e centinaia di provette da 30 ml, 40, 50 ml, quindi dovrei mostrarvi 700 piccoli dentifricini. Questo qua ve lo voglio mostrare perché è particolare. Allora, è della Curasept ed è un bio smalto, dentifricio carie, abrasione e erosione, rimetallizza saldamente smalto e dentina, protegge dall'erosione acida e dall'abrasione, previene la sensibilità ed è verissimo. Previene la carie e la formazione della placca. Bioactive Complex HAF. Non ingerire, tenere lontano dalla portata dei bambini, tenere lontano il riparo da luce e calore, dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. È da 75 ml, è un dentifricio che ha dei principi all'interno che si attivano rispetto cioè aggiunge, come c'è scritto qua, bio, non ve la so spiegare bene. Allora, aggiunge del biosmalto, quindi una sostanza che è simile a quella che il corpo produce, ma ovviamente è prodotta da un dentifricio, e va a ricoprire con una patina che ovviamente tu non senti, però è protettiva rispetto al dente e in più, oltre a proteggere dall'acidità della bocca, eccetera, nel frattempo aiuta anche a prevenire la carie e tutto il resto della sensibilità, eccetera. Quindi è sia curativo che protettivo. Ecco, ci sono riuscita e mi è piaciuto tantissimo. È anche un buon profumo. Poi, della Arval Naturelle, è la crema 50 più viso che ho utilizzato quest'estate, c'è la recensione, mi è piaciuta tanto e aveva anche un buon profumo ed era protettivo e antirughe, per questo l'avevo comprato. Poi, proseguendo, della L'Oréal, un campioncino di acqua micellare detergente delicato viso, occhi e labbra, rimuove il trucco e lenisce senza strofinare, senza risciacquo. Io risciacquo anche l'acqua micellare. 30 ml, le ultime goccioline, tra virgolette, le utilizzate per struccare benissimo l'attaccatura delle ciglia e il mascara, perché non sempre avevo voglia con la salviettina di andare troppo vicino, e quindi l'ho utilizzato così. Però mi è piaciuto, ha struccato veramente bene. C'è anche una recensione. Poi, della Wycon,
Il Nail Beauty Oil, l'olio nutriente per unghie. Buono, però secondo me questi sono uno spreco, nel senso che si possono fare benissimo a casa. Vabbè, in questo periodo sto utilizzando l'olio della Nuxe, l'olio Cocodige, e ovviamente molto migliore rispetto a un olio del genere. Ma se non ho l'olio della Nuxe, non ho questo, eccetera, olio extravergine d'oliva, un paio di gocce di limone per sbiancare l'unghia, la mettete in un contenitore vecchio, tipo questi qua, da olietto per unghie, oppure anche direttamente sulle unghiette, i guantini di cotone, li guardate in una puntata di una serie. E rinforzate le unghie, però ogni tanto li compro perché sono carini comunque da avere. Fai prima anche. Ho finito una provetta di Eau de Parfum IAP Pharma, il numero 40, molto resistente, un buon profumo, mi è piaciuto. Poi vado a cestinare questo pennello per Nail Art della Essence. Era quello che doveva aiutare a fare la lunetta all'unghia. Io fomentatissima, lo compro così mi farò la French manicure con tanta facilità. Non avevo pensato che questo taglio ovviamente poteva andare bene su un'unghia, forse due, eccetera, però a un certo punto, palesemente non buono. Quindi l'avevo detto, vabbè, lo utilizzo per eventualmente aiutarmi con le punte, ma è tagliato male, quindi non l'ho mai utilizzato, lo vado a buttare. E poi ho terminato dell'acqua alle rose, la crema occhi antirughe, antiborse, antiocchiaie, cioè 15 ml. Mi è piaciuta tantissimo, anche la confezione da tenere sulla vanity è carina, lei con la crema viso molto molto carino. C'è anche il siero che vorrei provare. Vado a cestinare ma non a buttare perché è MAC e fa parte dei prodotti Back to MAC. Questo smalto che si chiama, come ti chiami, Nocturnal, ed è il nero più nero che abbia MAC. MAC dovrebbe avere in collezione permanente due neri differenti, un nero praticamente che neanche alla decima passata è nero e questo che già alla prima passata è nero come la notte. Ovviamente ho presi questo tanti anni fa, comunque ormai è terminato, l'ho allungato qualche volta con le goccine di alcol, quello rosa, però ormai non si prende più colore, è pastoso e immettibile. Però mi è piaciuto tanto, durava tanto, ha un costo. Lo sfizio me lo sono tolto quella volta per puro sfizio, però ci sono altri prodotti, altri smalti meno costosi che sono migliori rispetto a questo. Comunque, fa parte dei prodotti Back to MAC, quindi lo metterò da parte e arrivata a 5 prodotti, ovviamente potrò andarmi a prendere un rossetto gratuito, quindi dovrei andare a comprare qualche altra cosa di MAC perché se no non arriverò mai a 5 prodotti. Comunque, allora, io spero che questo video ti abbia fatto compagnia, che non lo so, ti sia piaciuto. Se è così, ti invito ovviamente a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione qui nell'info box, nella parte finale del video, dello schermo e anche giù nell'info box. Comunque, io ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!